Ciao a tutti, bentrovati, bentornati nel canale di Patrizia, un bacio grande. Allora, oggi vi voglio parlare dei top che sto utilizzando, i prodotti preferiti che sto utilizzando per il make-up e dei profumi preferiti. Li riunisco in un unico video e poi penso che vi farò anche un video così per la skincare perché avrei anche un po' di novità da farvi vedere. Allora, iniziamo subito i profumi, ve li lascio alla fine perché so che sono l'argomento che vi piace sempre di più. Quindi non skippate però, non saltate subito alla fine del video, cercate di vedere anche questa parte. Comunque il make-up è sempre un argomento che spero vi interessi. Iscrivetevi al mio canale, questa è una cosa che io difficilmente vi ricordo, però vi prego di farlo, mettete un like, iscrivetevi, attivate la campanella se volete supportarmi, mettete anche un dislike, va bene uguale, basta che interagiate con me, mettetemi un cuore, parlate, scrivete. Allora, bando alle ciance, iniziamo subito subito. Dunque, che cosa vi ho preparato? Allora, iniziamo con dei prodotti per la base. Qui vado veloce, ho selezionato solo alcune cose per fare il make-up, quindi non parliamo di tutto il make-up completo, ma delle cose che mi sono piaciute abbastanza in questo periodo. Allora, ho due prodottini molto molto low cost. Uno è il primer di Astra della linea Pure Beauty, che è uscita questo autunno e io ho preso alcuni pezzi di questa linea. Questo primer mi piace molto, sono prodotti che hanno una prevalenza di ingredienti di origine naturale. In questo caso abbiamo il 90% di ingredienti naturali nel primer, che è molto molto importante secondo me utilizzare un primer anche di questo tipo, soprattutto per il trucco di tutti i giorni, perché questo è un primer che non ha siliconi. Poi per una serata importante, per un evento, quando abbiamo bisogno che il trucco ci duri tante tante ore, allora ci si può affidare anche a un primer siliconico, però ultimamente dove si va tutte queste ore di sera? Quindi questo va benissimo per il trucco da giorno, per chi insomma, comunque si trucca tutti i giorni e vuole far durare di più il make-up. Ha una forma in gel, è molto fresco, è adatto un po' a tutte le tipologie di pelli e di pelle e di pelli di pelle. Si assorbe immediatamente e funziona bene un po' con tutti i tipi di prodotto che poi andate a mettere sopra, quindi con fondotinta liquidi, con fondotinta in crema, con fondotinta in stick e anche con quei prodotti, diciamo, un po' universali, ad esempio con i fondotinta Cushion. Secondo me questo funziona molto bene perché quelli tendono a seccare un pochino, no? La pelle, quindi prima mettete questo e vi aiutano un po'. E io trovo che per chi ha la pelle mista come me questo sia un prodotto perfetto, ma non solo, vedete, non lascia colore, questo è assolutamente trasparente e mi sta aiutando anche un pochino a compensare dei fondotinta un po' più idratanti che in questo periodo magari tendo a mettere, ma che poi mi fanno lucidare un po' di più la pelle. Allora, io ho la pelle mista, quindi tendenzialmente utilizzo fondotinta oil free, però in questo periodo dell'anno fa molto freddo e la mia pelle anche ha bisogno di qualcosa di più idratante. Questo è un fondotinta di Faberlic che comunque rimane molto leggero, va bene anche per me, quindi va bene anche per una pelle normale mista, però ho notato che con l'aggiunta di questo primer questo fondotinta non mi lascia alcuna oleosità durante la giornata, quindi è una combo azzeccatissima. Allora, questo è l'Everyday Moisturizing CC Foundation, cioè un fondotinta. Oddio, gli occhiali non ce li ho. Un fondotinta CC cream molto fluido, molto leggero. Io ho sbagliato la tonalità, questa è un pochino chiara per me. Il 6418 credo che sia un beige. Avrei dovuto prendere un tono un po' più scuro, anche un SPF 15, questo prodotto. Però io poi lo scaldo con una terra, con un bronzer, con insomma qualche polvere e a volte lo mescolo anche con fondotinta molto più scuri per ottenere la mia tonalità ideale. E comunque, essendo abbastanza fluido, non fa stacchi di colore. Poi vedete quando si
si scalda sulla pelle, insomma, non si vede che è tanto chiaro per me, è quello che sto portando anche oggi e mi piace molto perché appunto lascia la pelle piacevolmente idratata. Quindi questo fondotinta di Faberlic mi sta piacendo molto, come mi piace anche il fondotinta Couchon di Faberlic, ma ve l'ho già fatto vedere. Allora, poi sempre per il viso sto adorando questa palette, vi faccio vedere tutte cose, quasi tutte cose che ho messo oggi. Questa palette della Glam Team, che è la linea prodotta in Italia, e questa è la All Over Palette, che è una palette multitasking che ha uno specchio molto grande, molto bello e dei colori fantastici. Ha questa palette, la potete utilizzare per il viso, ma anche come ombretti. E qui abbiamo appunto due tipologie di bronzer, cioè un bronzer e una terra. Un prodotto schiarente che potete utilizzare per schiarire le aree del viso, ma anche come ombretto, un illuminante color champagne e un blush meraviglioso color corallo molto molto intenso. Vi faccio vedere questi due che sono praticamente oro liquido. Sono bellissimi. Sono davvero bellissimi, sono dei colori che adoro. Così sono messi da asciutti e sembrano bagnati, sono davvero belli, però al tempo stesso sono delicati. Io questi due li amo, li ho messi anche oggi senza calcare troppo la mano perché oggi ho puntato tutto sugli occhi, ma adesso arriviamo anche al trucco occhi, quindi questa palette la trovate sempre su Faberlic. Se volete comprare in autonomia potendo risparmiare il 20%, contattatemi, iscrivetevi o iscrivetevi con il mio link che vi lascio direttamente nell'info box, quindi potrete diventare così clienti privilegiate e sarete seguite da me. Il trucco occhi invece l'ho realizzato quasi esclusivamente con questa palette favolosa di Makeup Revolution, questa è la Reloaded Neutrals 3, però mettendo una base prima. Allora, come base ho utilizzato questo ombretto liquido Faberlic che è della Nuovo pack, una nuova uscita, già c'erano ma li hanno rivisti. Allora, questo è il numero 5786, è il color granato. Questi sono degli ombretti meravigliosi che durano tantissime ore, sono metallici, hanno dei colori bellissimi, non sbavano, li potete utilizzare mescolandoli anche con altri colori. Ah, guardate che meraviglia! È stupendo, davvero questo è uno dei colori più belli. Io ne ho anche altri due della precedente edizione che sono bellissimi anche. Comunque questo pack è quello nuovo e ci sono tantissime varianti di colore, dal platino al bronzo al marrone scuro, verde, diversi tipi di verde, di azzurri, beige, oro, insomma. Sono tante le tonalità, io quindi ho messo questo nella palpebra centrale ed esterna come base. Lo fate asciugare molto molto bene, fatelo asciugare bene. L'ho messo anche sotto e poi dopo che l'ho asciugato ho giocato un po' con le sfumature con questa palette, utilizzando prevalentemente, vi faccio vedere i colori che ho utilizzato di più. Questo che vedete è più pucciato, poi ho utilizzato questo nella parte esterna dell'occhio e questo nella parte interna dove vedete insomma quella sfumatura arancia, poi l'ho anche mescolati tra loro. Invece sotto l'arcata sopraccigliare qui non c'è un colore abbastanza chiaro e ho utilizzato questo. Vedete, ecco, infatti è utile avere queste palette così, ho utilizzato questo qui, questo più chiaro. Allora, colori secondo me perfetti top per l'autunno, l'inverno, per chi ha dei colori caldi, per chi vuole giocare con i colori caldi o per chi vuole scaldare il viso, ovviamente. E non è che bisogna sempre solo fare un trucco armocromatico. Io non so se questi siano i colori più adatti al mio incarnato, però so che mi piacciono e quando mi trucco così mi vedo bene, come anche io mi vedo bene con i colori freddi a volte, però questi li trovo più facili per me. Allora, per le sopracciglia mi sta piacendo moltissimo questa penna, che è un po' difficile da utilizzare, o perlomeno io ci sto facendo la mano. Un pennarello che ha tre punte e che serve per infoltire le sopracciglia, ma comunque vi lascia un lascia
fa un effetto piuttosto delicato, perché il colore, pur essendo questo quello più scuro, non è poi così scuro. Sono praticamente tre linee calcate poco, però vedete, io ho ridisegnato un po' le sopracciglia con questo, non l'ho fissate con nulla altro, dà un effetto piuttosto naturale, infoltisce però in modo naturale. Se poi andate un po' troppo fuori o vi sbava un po', con un cotton fioc pulite, rifinite e il gioco è fatto. Questi sono pennarelli che secondo me vanno molto bene sia per chi ha le sopracciglia già folte di suo, sia per chi non ce le ha e le deve ridisegnare completamente. Perché appunto il tratto è molto molto delicato, quindi a me piace per quello. Io sono sempre un po' spaventata dai prodotti per sopracciglia, perché alcuni che possono essere molto performanti poi fanno un effetto che io trovo orrendo, molto artefatto, molto artificioso. Dunque, mancano i rossetti e questi due sono sempre l'accoppiata vincente di questo periodo. Huda Beauty Bombshell, che sono i rossetti liquidi questi, io adoro i rossetti liquidi di Huda Beauty, e Faberlic. Questo è il color corallo. Allora, questo è il colore 4463. Ve li faccio vedere anche loro swatchati. Ho finito tutto lo spazio. E sono dei rossetti perfetti per le mascherine, tutti e due, perché non si trasferiscono sulle mascherine. E non seccano le labbra, entrambi. Io trovo che questi rossetti abbiano una formula praticamente identica. Tra tutti i rossetti liquidi che ho trovato, che ho provato, sono tra quelli che io preferisco. Uno costa tanto, quindi Huda Beauty è di alto livello, e questo costa in offerta tra i 5 e i 6 euro. Però la performance è praticamente uguale. Allora, questo è Huda, scusate, questo è Faberlic e questo è Huda Beauty. Sono cremosi, questo è il colore appena stesi, poi si fissano, ma non si seccano mai completamente. Cioè, il colore diventa opaco, però la texture sulle labbra non è mai, non secca mai le labbra. Ecco, guardate un po' l'ombretto. Questo è davvero no transfer. È fantastico questi ombretti, io ve li straconsiglio. I prodotti top di Faberlic al momento per me sono questi ombretti e questi rossetti liquidi. Ok, allora con il make-up ho finito, vi faccio vedere i profumi del momento, sono quattro, ne ho selezionati quattro, sono tutti aromi caldi, intensi, conturbanti, forti e molto ambrati. Allora, il Desire The One di Dolce & Gabbana, che è un flanker del The One Desire è questo. Dolce & Gabbana, The One Desire. Questo è appunto un flanker del più famoso The One. Questo me lo regalò Manuela, che saluto, Manuela Rodriguez. Ed è un profumo buonissimo, con caramello, però non eccessivamente dolce. Io sento più la nota di ambra, fiori bianchi ed è anche talcato. Ed è un profumo perfetto questo per la sera. Ve l'avrei anche potuto mettere questo tra i profumi consigliati per San Valentino, perché appunto il Desire è un nome che calza a pennello per questo profumo. Sì, è un profumo d'amore questo qui. Bello, davvero bello, mi piace tanto, buono, dura tanto, insomma. Un flanker riuscito, poi questo che sto adorando, io questo veramente la scoperta di quest'anno. Allora, questo è il Grand Soleil di Fragonard, è un profumo adorabile, talcato, è uno dei miei talcati preferiti di sempre. Floreale, talcato, che però, vi devo dire la verità, è assolutamente originale, cioè non somiglia a nessuno dei talcati che ho, pur essendo io un amante di talcati, vi devo fare un aggiornamento sui miei profumi talcati. Questo si discosta da tutti gli altri perché sia floreale che talcato che ambrato. E bottiglia assolutamente strepitosa, spaziale, davvero bella. Questa è da tenere a vista. E voglio comprare anche il Soleil, che è il capostipite di questa linea, poi c'è anche il Care de Soleil. Ma questo, io il Soleil anche lo conosco, l'ho già sentito, però
questo mi piace di più. Il Soleil è forse più primaverile estivo, un floreale puro. Questo è di un'eleganza incredibile ed è un talcato giovane, cioè un talcato adatto a tutte le età, non è assolutamente retrò, non è vintage, non sa di stantio, non sa di borotalco. È un'ambra talcata. Poi sempre un talcato meraviglioso, meraviglioso che sto utilizzando con grande piacere, il 302 di Bon Parfumeur. Questo contiene ambra, iris e legno di sandalo, che ho detto un talcato, un ambrato talcato. E ve ne ho parlato in modo approfondito, quindi non mi dilungo. È un profumo questo ambrato, ma liquoroso. Questo è un brand francese di profumeria artistica che ha dei prezzi accessibili e che consente di fare con i loro profumi layering, perché vi propongono anche degli abbinamenti tra i loro profumi che vi consentono di creare dei profumi personalizzati stratificandoli tra loro. E sono di altissima qualità questi profumi, sono fragranze molto raffinate, molto di classe, durano anche parecchie ore e hanno dei prezzi accessibili. E poi non posso non consigliarvi questa meraviglia che qualche secondo fa stavo per distruggere. Allora, ha una confezione un po' particolare, un po' ostica, antipatica. Questo è l'Elixir di Merveille di Hermès. Questa è una confezione un po' particolare, una limited edition, ma insomma il profumo è sempre quello. Qui ha una confezione un po' più sontuosa. Il colore dice tutto, è questo arancio, è un profumo anche questo solare ma invernale, e ricorda qualcosa del Grand Soleil. Qui anche abbiamo un profumo molto molto ambrato, questo è strepitoso. Io ve lo davvero, vi straconsiglio l'Elixir di Merveille di Hermès perché è davvero una meraviglia. Qui abbiamo un'arancia caramellata, liquorosa, è un profumo liquoroso, un floreale intenso, ambrato e liquoroso, stupendo, meraviglioso, davvero è. Non si sentono in giro tanti profumi così e questo vi assicuro che non lo troverete facilmente addosso alle persone. Non è molto conosciuto, per fortuna, perché dura tantissime ore questo profumo. Ha un qualcosa di secco anche, dei legni che lo rendono anche vicino al mondo maschile. Questo è totalmente unisex, questo profumo, assolutamente invernale, anche un po' natalizia come fragranza, perché vi ricorda appunto quei dolci, sapete, le scorzette di arancia caramellate rivestite di cioccolato? Ecco, mi ricorda quello. È un sogno, davvero mi emozionano. A me certi profumi, quando sono fatti così bene, mi emozionano sul serio. Allora, grazie per avermi seguita e un bacio ai prossimi top che magari saranno di inizio primavera, sperando che arrivi presto e ci porti un po' di buon umore. Un bacio al prossimo video. Ciao ciao.